Gigiriva, o come dicevano, come dicono i sardi, Gigirriva, che raddoppiano, no, le consonanti. Gigirriva è un nome di calciatore che mette tutti d'accordo, che tutti conoscono, anche i più giovani hanno sentito parlare di questo grande attaccante che è venuto purtroppo a mancare il giorno 21 gennaio 2024, il giorno tra l'altro in cui in serata si giocava la finalissima, la finale di Supercoppa italiana Inter Napoli. Quindi durante questa partita non è stato possibile organizzare un minuto di silenzio prima della partita perché la notizia è arrivata in ritardo, credo ci sia anche un'importante differenza di orario, di fuso orario, e quindi nell'intervallo dal primo al secondo tempo è stato fatto il minuto di raccoglimento, perché non si è trattato di un minuto di silenzio, cioè ci sono stati dei fischi con la proiezione dell'immagine del campione sul maxischermo, quindi ci sono state un po' di polemiche per questi fischi, ma in realtà poi hanno spiegato che nel mondo arabo non è previsto in sostanza il silenzio per commemorare un morto. Infatti la stessa cosa era accaduta anche in occasione del decesso di un altro grande campione che è scomparso recentemente, il tedesco Franz Beckenbauer. Quindi ecco spiegato perché questi fischi, insomma, avevano lasciato molto perplessi, e nella loro cultura non si ricorda un morto con il silenzio. Ecco. Gigiriva è nato il 7 novembre del 44 in un paesino vicino Varese di nome Leggiuno, che oggi, pensate, ancora oggi ha solo 3.530 abitanti, quindi immagino che all'epoca fosse ancora più piccolo, e anzi non ho fatica a immaginarlo. Si trova sul Lago Maggiore. Luigi Riva, che tutti hanno sempre chiamato Gigi, diciamo che non ha mai fatto mistero di aver avuto, diciamo, un'infanzia, un'adolescenza non proprio nell'agio economico, come molto frequentemente accadeva all'epoca, poi in questa Italia che usciva con le ossa rotte dalla guerra e che doveva ricostruire qualsiasi cosa. La madre si chiamava Edis, nome un po' particolare, casalinga prima, poi costretta ad andare a lavorare dopo il decesso improvviso del marito Ugo, prima parrucchiere e poi sarto, che a un certo punto sta lavorando in fabbrica. E purtroppo, quando Gigi Riva ha solo 9 anni, cioè un po' drammatica, diciamo, ecco, sintetizzando la storia di vita di Gigi Riva, ecco. A 9 anni perde la vita per un incidente sul lavoro, c'è cioè un pezzo di un macchinario che purtroppo lo colpisce, insomma, e perde la vita. Lo colpisce in modo anche abbastanza drammatico e perde la vita. Quindi potete immaginare un bambino di 9 anni che perde il padre in un contesto economico già non dei migliori. La mamma trova lavoro in Filanda prima, arrotondando, anche poi in un secondo momento facendo le pulizie. Quindi si prende un po' sulle spalle la situazione, ma purtroppo, come a questo mondo piove sempre sul bagnato, muore di tumore a un certo punto. Quindi Gigi Riva finisce prima in alcuni collegi religiosi, per poi andare a vivere con le sorelle. Ma quella, la frase che mi ha colpito del ricordo non bello di queste permanenze in questi collegi, una frase mi ha molto colpito: ci umiliavano perché eravamo poveri. È una frase che mi ha fatto molto riflettere. Ci umiliavano perché eravamo poveri, ci facevano praticamente pesare il fatto di essere poveri, quindi ci imponevano la disciplina come unica alternativa a quella condizione. Insomma, è un'Italia molto diversa da quella di oggi, e per molte persone la vita non era proprio semplice. Gigi Riva, alto 1,80 m per 78 kg, parte nelle giovanili nel 60-62 del Laveno Mombello, poi nel Legnano, sempre nelle giovanili del Legnano. A un certo punto
Passa in prima squadra nel 62-63, 23 presente 6 gol, e poi nel 63 viene preso dal Cagliari, dove comincia la sua favola. Resta qua, credo, quindi resta a lungo nel Cagliari, mettendo in fila 315 presenze, 164 gol, che sono tantissimi. In nazionale, anche brillante il rendimento di Gigi Riva, gioca con la maglia azzurra dal 65 al 74, 42 presenze e 35 gol. Se non sbaglio, è quello che ha segnato di più in nazionale azzurra. Molti ricordano il suo gol nell'ambito del famoso 4-3, la partita del secolo ai mondiali di Messico 70 contro la Germania, per l'importanza di quella partita. Gigi Riva che segna nella finale degli Europei del 68 un gol nella vittoriosa partita allo Stadio Olimpico. Non sapremo mai, ecco, quell'Italia della finale del 70, cosa avrebbe potuto fare contro il Brasile di Pelé, certamente una delle squadre più forti di sempre, ma certamente i supplementari, lo stress della partita della Germania, il peso proprio mentale, la fatica mentale della partita hanno certamente lasciato un segno nella testa, nelle gambe dei giocatori azzurri, che soprattutto nel secondo tempo contro il Brasile, dopo l'1-1 nel primo tempo, hanno avuto anche un calo fisico abbastanza evidente, e poi crollano sotto i colpi anche magistrali dei maestri brasiliani. Però ecco, è una domanda che spesso chi acquisisce quel calcio si è fatta, cioè avere la possibilità di rigiocare quella partita, magari con Rivera e Riva insieme dal primo minuto, come molti avrebbero fatto, pensato fosse opportuno, giocarla senza quei supplementari nelle gambe. Non lo sapremo mai, certamente il Brasile era una squadra stellare, ma anche l'Italia era molto forte. Lui è stato praticamente della sua generazione uno degli attaccanti più forti, insieme anche a Bonimba, Boninsegna, e deve poi anche parte della sua popolarità, il famoso soprannome che gli aveva coniato, cucito su misura, il grande Gianni Brera, che era sostanzialmente uno scrittore prestato alla cronaca sportiva, che lo aveva soprannominato per la potenza devastante dei suoi tiri, rombo di tuono. Pensate che stiamo parlando di palloni che, vi posso garantire, pesavano veramente il triplo di questi, erano dei mattoni proprio. E una volta in allenamento a Roma proprio, Riva tirò, c'erano dei ragazzini che seguivano l'allenamento vicino alla porta, e il pallone violentissimo colpì purtroppo il braccio di un ragazzino, lo fratturò. Pensate un po' che bordate che tirava questo qua. E allora mi ha fatto riflettere leggere che questo ragazzino poi viene portato nell'ospedale a Via del Corso, poi c'è un ospedale, mi pare, se mi ricordo bene, c'era o c'è. E se mi ricordo bene, potrei dire una cavolata. Comunque, insomma, questo ragazzino dice: Arriva, ecco, vorrei un pallone con l'autografo e una tua maglietta, come faremmo anche oggi, no? E Riva, pensate che tempi, no? Che gli dice: Ma io di maglietta ne ho una sola. Cioè, all'epoca il calciatore aveva una maglietta, cioè, se la lavava, se la rimetteva la partita dopo, capito? Era sempre la stessa. Oggi la maglietta di Gigi Riva sarebbe in vendita in tutti quanti gli store in tutta Europa, no? E quindi, insomma, su questi episodi, insomma, fanno riflettere. Ma la cosa singolare è che questo ragazzo cresciuto quindi in Lombardia, che è certamente un posto molto diverso dalla Sardegna, poi invece arriva in Sardegna e si trova così bene da creare un rapporto indissolubile col popolo sardo,
Gigi Riva è stato per il Cagliari, è per il Cagliari quello che Maradona è per il Napoli, Totti per la Roma, cioè proprio l'immagine, anzi io mi aspetto sinceramente a questo punto anche un'intitolazione dello stadio di Cagliari a Gigi Riva. È stato chiaramente il giocatore del Cagliari più forte e più famoso, importante della storia di questa società. Perché lui si trova così tanto con il Cagliari, a Cagliari, in Sardegna, mi sono chiesto. Perché secondo me Gigi Riva, che in età poi adulta ha dovuto fare i conti con la depressione, perché queste ferite dell'infanzia si portano dentro e non vanno mai via, parliamoci chiaro. In sostanza ha dovuto, secondo me, combattere una guerra personale contro la vita per affermarsi, per sopravvivere. Questo è un ragazzino che non aveva una famiglia alle spalle su cui contare. È un po' come anche il popolo sardo che nel suo isolamento, no, ha sempre condotto un'esistenza non facile, anche in un territorio che non sempre è facile, quindi all'epoca si diceva che i sardi erano tutti pastori, tutti banditi, no? E quindi curiosamente il lombardo Gigi Riva si integra alla perfezione, e mi ricordo di aver letto che lui un giorno capisce quello che rappresenta per i sardi, perché va con un amico a trovare una signora che non so per quale ragione, una casa molto umile, un posto abbastanza isolato, e quando entra in casa lei non lo riconosce, non sa chi è, sarà probabilmente stata una signora anche anziana, e vede una foto in casa di Gigi Riva, cioè di lui in pratica. Allora rimane un po' così, dice, e lei non l'aveva riconosciuto, gli dice: sai perché ho questa foto qua? Perché questo è uno molto forte. Allora lui raccontava questo episodio perché capì che cosa rappresentava per questa gente. Con questo aneddoto mi ha colpito. Ma comunque, quindi straordinaria carriera, giocatore dal sinistro violentissimo. Magari non straordinario nel dribbling, ma straordinario nel superare l'avversario in velocità, fortissimo di testa, fortissima in acrobazia. Io sinceramente, per farvi capire un po' ai più giovani, credo che ecco, un paragone con Gianluca Vialli ci potrebbe anche stare, per farvi capire un po' il tipo. C'è proprio l'immagine del centravanti che non ha paura di niente, che si butta con coraggio su tutti i palloni, poi a un certo punto ha anche un gravissimo infortunio. Ci sono proprio tutti i componenti anche della tragedia, no? Nella vita di quest'uomo che poi smette di giocare, come vi ho detto, cade in depressione, poi diventa anche dirigente della nazionale nel 2006, quando l'Italia vince i mondiali. C'è anche Gigi Riva, dirigente accompagnatore in Germania. A ritorno in Italia c'è il pullman scoperto, come al solito in questi casi, che gira per la città. A un certo punto sul pullman salgono dei politici, il classico caso di quelli che salgono sul carro del vincitore, che in questo caso è un autobus. Allora Gigi Riva dice: no, a me sta cosa non mi sta bene, io mi fermo qui, e scende a piedi e se ne va e lascia l'autobus ai politici che si vogliono prendere la scena. Un episodio che racconta Francesco Totti nel suo libro, scritto con quel giornalista che in questo momento mi sfugge il nome, Paolo Condome. Ma la cosa più interessante nel nostro caso dei tifosi romanisti è che molti non sanno che la vita, la carriera di questo grandissimo giocatore poteva clamorosamente prendere la direzione della capitale. È una cosa che molti non sanno. A 25 anni, disse Riva, avrei potuto trasferirmi alla Roma. Sì, era un bivio della mia vita, non solo della carriera.
I romani mi sono sempre piaciuti per il calore genuino, per la competenza della folla, cioè intende dei tifosi, per una specie di comunione di intenti manifestatasi tante volte. Non ci sono dubbi che ha perfettamente sintetizzato la situazione. La finestra di mercato a cui fa riferimento Gigi Riva in questa intervista è quella del 1973, anno in cui la Roma ha come allenatore Manlio Scopigno. Ma non è stato, ci dicono, l'unico episodio nel quale Riva è stato vicino alla Roma. È stato chiaramente un giocatore che tutti volevano, e non solo. Pensate che questo acquisto avrebbe potuto cambiare probabilmente la nostra storia. Nel 1985, poi, il presidente Dino Viola avrebbe voluto Gigi Riva come dirigente. Questa è una cosa che io non sapevo. Viola mi disse che aveva bisogno di un uomo con la mia immagine da mettere al fianco di Sven-Goran Eriksson, al quale vanno i nostri auguri e il nostro grande in bocca al lupo, che in questo periodo ha dei problemi di salute, e ha espresso il desiderio di poter allenare per un giorno il Liverpool. Non so se lo sapete, il desiderio è stato, vogliono soddisfare questo suo desiderio. La Roma di Eriksson giocò un calcio strepitoso, sbattendo purtroppo alla penultima di campionato contro un prevedibile Lecce già retrocesso, che ci fermò purtroppo all'Olimpico. Quindi dicevo, Viola ha bisogno di un uomo con la mia immagine da mettere al fianco di Eriksson, per rendergli meno gravoso il rapporto con lo spogliatoio. Beh, certamente una figura del genere nel ruolo di dirigente in una società calcistica era semplicemente perfetto. Perché era un uomo che veicolava grandi valori, no? Rifiutò la Juventus, a un certo punto volevano. C'era Boniperti che voleva assolutamente Gigi Riva, ma Gigi Riva, capisco che erano altri tempi, certo si trovò a un bivio, no? La Juventus, pensate quanto avrebbe potuto vincere la Juventus, oppure rimanere in Sardegna come simbolo di questo popolo, di questa squadra, e comunque entrare nella storia vincendo anche molto meno, probabilmente anche guadagnando molto meno. E lui fece la scelta un po' che ha fatto anche Francesco Totti, no? Quella di restare nel proprio popolo. Però l'esonero di Eriksson a un certo punto mandò all'aria ogni trattativa anche per a far arrivare Riva alla Roma. Si vede che non era destino. Peccato, disse Riva, perché sentivo che avrei potuto lavorare bene a Roma, e visto che non era stato possibile arrivarci da calciatore, mi avrebbe fatto immensamente piacere venirci da dirigente. Quindi questa credo sia un po' una chicca che vi sto dando. E la storia del calcio è fatta anche di grandi treni persi, di grandi occasioni perdute per la Roma, per la nostra Roma. Certamente essersi fatti sfuggire questa occasione di avere Riva sia come calciatore che come allenatore è veramente un peccato. Onore, sempre onore alla grande coerenza di questo grande giocatore e di questo grande uomo.